Benissimo, abbiamo ascoltato anche questo secondo brano della scaletta felina di oggi. Miau il gatto con voi, Costantino da Regional Radio, solo Claudio Baglioni. Appunto per ricordare che cosa, anche questa canzone è del mio cuore naturalmente, ricordando appunto quegli eventi, alcuni positivi, altri un po' meno, comunque amori, sentimenti dell'epoca, che chiaramente sono passati come un po' una ventata di gioventù, ventata di allegria, ventata di grandi avvenimenti anche sentimentali, e che purtroppo certe volte ti lasciano in solitudine. Bene, allora, tra motivi personali, canzoni del cuore personali, abbiamo in linea una conduttrice di questo programma. Spero sia in linea, perché oggi abbiamo anche problemi di linea. Chiara da Lamezia Terme, pronto? Eccomi, ci sono. Ciao Chiara. Ciao. Come va? Innanzitutto, stai bene? Sì, spero. Ciao, sì, molto, molto bene. Sono contenta di essere in tua compagnia, in compagnia degli ascoltatori di Regional Radio e di Mondo Gatto. Grazie Chiara, veramente, non mi lasci mai solo tu. Figurati, lo sai che è un grande piacere per me. Grazie. Allora, oggi abbiamo uno spazio leggermente maggiore, ripeto, ci sono dei problemi, anche qualche conduttrice che purtroppo non può intervenire per ragioni personali, che non sto qui a dire, che comunque, ecco, abbiamo più spazio per te. Non ti ho mai presentato nel corso delle precedenti puntate, proprio per ragioni di spazio e di tempo. Oggi ne abbiamo qualcosina in più, sì. Per cui possiamo dire e possiamo presentare Chiara. Chiara da Lamezia Terme, innanzitutto do una piccola presentazione. Io è una cantante, sì. Umbra di origini, ma in questo momento in Calabria, per ragioni, sì, di appunto di lavoro e sentimentali. Allora, vuoi dire ai nostri ascoltatori chi è Chiara come artista? Certo, allora io mi chiamo Chiara Palaia e allora io canto da praticamente da ormai 15 anni circa, ero una bambina. E ho partecipato comunque in varie kermesse canore della zona, in varie emittenti televisive della zona, e ho frequentato anche un po' di scuola di canto, poi ho continuato da autodidatta, diciamo. Puoi anche dirle senza problemi. Sì, sì, no, poi no, poi diciamo che ho studiato anche un po' di chitarra. E, quindi diciamo che mi sono data molto da fare a livello comunque musicale. Poi diciamo che ho voluto continuare da sola, anche perché poi ho deciso di fare musica comunque mia, quindi diciamo che ho voluto un po' continuare da sola per comunque avere comunque anche una mia identità, ecco, come artista, ecco. E niente, ho avuto sempre la passione per la musica, però diciamo che la passione per il canto in particolare è nata intorno ai 12 anni, quando diciamo avevo capito che comunque c'era qualcosa, quando cantavo mi sentivo bene, mi emozionavo, era diciamo l'unico momento della mia vita in cui riuscivo a essere davvero, come dire, me stessa, mi sentivo libera, e lì diciamo che ho capito che il canto sarebbe stata comunque la mia strada, diciamo, ecco. Che spero di portare comunque avanti per ancora tantissimo tempo, dai. Bene, questo è un augurio che naturalmente non te lo facciamo di cuore anche noi. Grazie. Volevo dire, hai fatto artisticamente dei CD, delle opere particolari oppure no? Sì, assolutamente. Allora, da 2 anni a questa parte abbiamo praticamente con un duo acustico insieme al chitarrista Sunil Rocca. E stiamo facendo diciamo musica nostra, infatti sono usciti 2 singoli musicali, uno è uscito nel 2020 dal titolo It's Gold, e il 2021 è uscito il secondo dal titolo Free World, scritti da me per il testo e da Sunil ha composto la musica.
Comunque potete ascoltare la mia musica sul mio canale YouTube, Chiara Palaia e Sunil Rocca, Chiara con la K. Quindi diciamo che lì trovate tutte le mie novità, ecco, musicali, tutte le curiosità, ecco, sulla mia musica. E poi siamo sempre al lavoro comunque su nuova musica. Ho capito. Vogliamo dire che tipo di musica fai, che tipo di canzoni sono? Sì, allora, diciamo che io nella mia carriera artistica ho abbracciato un po' tanti vari generi, ecco, devo dire la verità. Però essendo che comunque io faccio anche serate comunque di intrattenimento musicale, karaoke, diciamo che mi ha aiutato molto anche questa cosa qui, e quindi diciamo che mi trovo spesso a cantare comunque musica leggera, perché poi è quella che comunque conosce comunque il grande pubblico, ecco. Però diciamo che noi facciamo un pop rock, ecco, anche se comunque vorremmo un pochino spaziare comunque anche abbracciare altri generi in futuro, però per il momento ci stiamo dedicando comunque a un pop rock. Magari ispirato alla decade anni 90, ecco, quindi un po' Benissimo, quel allora genere lì. Sì. il rock degli anni 90 non dico che è il migliore perché quello degli anni precedenti era forse ancora meglio, però insomma Certo. in quegli anni andava molto Sì. il rock. Per cui bene, spero che hai successo perché merita questo tipo di musica. Ringrazio. Beh, allora altre cose che ci vuoi raccontare a livello artistico, altrimenti passiamo al tema di oggi. Non so, hai Sì, a qualcosa da raccontarci a livello artistico? livello artistico stiamo lavorando a nuovi brani e speriamo di far uscire il prossimo singolo comunque nell'estate prossima, nell'estate del 2022. E poi niente, io continuo, diciamo che collaboro con una TV locale dove ogni sabato posso dirlo, cioè praticamente canto in un programma dal titolo Io mi ricordo. Quindi diciamo che faccio un po' un percorso storico a livello comunque musicale, quindi diciamo che abbraccio un po' di musica del passato e anche comunque musica presente, musica diciamo del presente, quindi diciamo che mi piace molto sperimentare nella musica, quindi mi piace tanto davvero cambiare anche genere da una volta Va all'altra, ecco, bene, no. quindi È chiaro, ognuno si sceglie assolutamente. nel Sì. proprio curriculum la strada da seguire a livello Certo. artistico, per cui va bene, allora Sì. per il momento va bene, gli auguri sono normali da farsi. Grazie. Continuiamo il discorso con te, però parlando del tema di oggi. Ora, chiaramente Certo. la tua vita non è come la mia, nel senso che la mia volge alla fine, la tua è appena agli inizi. Però sicuramente sono veramente arcisicuro che Sì. anche tu nei momenti magari di maggiore felicità, di maggiore gioia, avrai avuto così anche per caso una canzone che ti è entrata non si sa perché nel cuore. Ce l'hai? Allora, diciamo che una canzone sarebbe davvero difficile poter scegliere. Diciamo che io ho sempre amato i cantautori italiani e non italiani. Sì, no, ma io intendevo, a parte l'amore verso la musica e i cantautori, Sì. però capita che magari in un momento di gioia, o anche di dolore, perché no, non è detto, Certo. però ti entri proprio una canzone particolare in quel momento che non riesci che non riesci a farti dimenticare questa cosa. Cioè, io prima ho raccontato le mie cose, però magari. Certo. Che ne so, in un momento di gioia, così hai ascoltato una canzone che ti è rimasta impressa nel cuore per ricordare quel momento particolare. Ce l'hai? Ma diciamo che non ce n'è una fissa, perché diciamo che io sono molto a momenti, cioè nel senso, ci sono dei periodi che magari sono fissata con un brano e altri periodi magari con un altro brano, ecco. Ho E capito. ultimamente diciamo che mi è capitato di ascoltare molto spesso Pino Daniele.
È un artista che comunque mi piace molto, perché comunque ho amato molto il genere, il suo, comunque il genere che faceva. Quindi è un artista che davvero mi è rimasto. Poi ovviamente anche Franco Battiato. Sono due artisti che purtroppo ci hanno lasciato entrambi, però sono degli artisti che ascolto davvero con piacere, magari più magari di altri, soprattutto in questo ultimo periodo, magari in quest'ultimo anno, diciamo, devo dire la verità. Quindi questi ultimi anni sono abbastanza di solitudine per le note vicende pandemiche, e quindi questi due artisti, diciamo, ti hanno aiutato un po' a risollevare il Sì, murale, per così dire. assolutamente, mi hanno aiutato molto, mi ha aiutato molto comunque ascoltare la loro musica, le loro canzoni. Ho Sì, capito. loro sicuramente. Diciamo che non c'è un brano in particolare, però già sono due nomi comunque molto importanti per me in questo periodo, ecco. Diciamo che nella loro tradizione, cioè la napoletanità e la sicilianità, anche Esattamente, difficile, però esattamente. sono un po' internazionali, nel senso Sì. che la loro musica, le loro canzoni sono belle da ascoltare in qualsiasi posto. Assolutamente. Bene, allora va bene, come indicazioni sei stata abbastanza chiara, come il tuo nome, del resto Sì. quando tu parli di noi chiaramente o cose locali ti riferisci alla Calabria, perché non l'hai Certo. detto, ma tu vivi in Calabria. Anche se devo dire la verità, la Umbria ce l'ho nel cuore, quindi come avrei potuto capire anche nelle scorse puntate, purtroppo i Natali sono sempre i Natali comunque, quindi c'è qualcosa che mi lega davvero lì alla meravigliosa Umbria, quindi appena posso, non vedo l'ora di tornare, diciamo, ecco. Allora, facci una promessa, quando sarà questo momento, fai una Certo, scappatella qui. assolutamente, assolutamente. Fai una scappatella qui, facciamo il programma insieme, in diretta, proprio dallo studio, e quindi ci divertiamo un po'. E nell'occasione, magari, se porti anche i tuoi CD, li facciamo ascoltare, va bene? Sarebbe bellissimo, davvero, assolutamente. Speriamo di poterlo fare prima possibile. Magari quest'estate, quando no, il tempo migliora, non Certo. ci sono più queste restrizioni del CAS, come dico Beh. io, e quindi saremo Concordo, tutti concordo. un po' più liberi di girare, no? Di darci Sì. un po' la pazza gioia come si faceva 2 anni fa. Vero, sì. Ok, allora grazie anche a te oggi di aver partecipato, come Grazie sempre. Sei molto carina, ovviamente anche vedo che partecipi in tutti i sensi, anche sui social, con a te. Sì. i link riferiti al mio programma, per cui doppi ringraziamenti. Spero di averti anche in Certo. futuro. Naturalmente la nostra collaborazione, almeno il programma durerà sicuramente fino a giugno-luglio, per cui spero non Ah, va bene. mancherai. Assolutamente, sarà un piacere assolutamente partecipare. Te l'ho detto, un piacere e sono davvero contenta. Ti ringrazio tanto. E naturalmente quando decidi col tuo fidanzato, non so, il tuo compagno di Sì. venire da queste parti, ricordatelo, perché ci Certo, contiamo su di te. Ci conto, assolutamente. ecco. Baci Assolutamente. e Ti buona ringrazio settimana. tanto. Anche a te e un saluto a tutti gli ascoltatori. Ciao, miau Ciao, alla fine. miau.